Radio Maria. Trasmettiamo La donna e il drago. Catechesi di Padre Livio. Prendiamo in mano il nostro libro, La donna e il drago, i giorni dell'Apocalisse. E siamo arrivati al capitolo 8, intitolato Le coppe dell'ira divina, che fa riferimento naturalmente all'Apocalisse. Voi sapete che nell'Apocalisse si parla delle coppe dell'ira divina. E appunto sotto questo capitolo io ho voluto collocare il tema certamente molto delicato, però molto importante, dei 10 segreti di Međugorje. Perché l'ho messo sotto questo titolo apocalittico, Le coppe dell'ira divina? Perché non per far paura, cari amici, perché purtroppo c'è una versione calunniatoria dell'Apocalisse, come se fosse il libro dell'angoscia e della paura. Questa è una versione cinematografica dell'Apocalisse, ma non è certamente una versione esegetica dell'Apocalisse. Nell'Apocalisse le coppe dell'ira divina, se voi le leggete bene, sono quegli interventi, sono una serie di avvenimenti. Le coppe dell'ira divina, se voi le andate a vedere bene come sono collocate nell'Apocalisse, sono una serie di avvenimenti durante i quali il potere di Satana viene distrutto. E allora, siccome la Madonna, la regina della pace, fin dal suo primo o secondo anno, comunque possiamo anche andare a vedere nei messaggi, già nell'81 credo ha detto che lei, nel tempo dei 10 segreti, la Madonna, regina della pace, distruggerà il potere del maligno. Attenzione, non ha detto che distruggerà il maligno, ha detto che distruggerà il potere del maligno, cioè quel potere col quale il maligno cerca di portare il mondo sulla via della rovina, ecco, e quindi porterà il mondo sulla via della salvezza. E allora ho intitolato il capitolo dei 10 segreti, il capitolo di cui tratto di questo tema molto delicato, dei 10 segreti, l'ho messo sotto il titolo Le coppe dell'ira divina, perché come nell'Apocalisse il tempo delle coppe dell'ira divina,
In realtà è una sequenza di avvenimenti durante il quale il potere del drago e dei suoi luogotenenti, le due bestie, viene distrutto. Infatti, al termine dei 10 delle coppe dell'ira divina, le due bestie dell'Apocalisse, quella simile a una pantera e quella simile a un agnello che ha la voce di drago, verranno gettate nello stagno ardente, e sempre nel tempo delle coppe dell'ira divina verrà distrutta Babilonia, quindi l'impero del maligno. E perciò credo che calzi molto bene questa visione apocalittica con la retta interpretazione dei 10 segreti di Međugorje, che nonostante che siano certamente un momento difficile, un momento dello scontro tremendo fra le forze del bene e le forze del male, fra la donna vestita di sole e il dragone infernale, in realtà però sono anche il momento in cui il potere di Satana verrà distrutto. Perciò questo capitolo non è certamente da intendere nella prospettiva sbagliata, quella della paura, ma di intendere la prospettiva giusta, che è quella della speranza, quella della misericordia, cioè attraverso, come ho già più volte illustrato, e questa è una tesi di cui sono arciconvinto, il tempo dei 10 segreti di Međugorje sarà il tempo in cui si manifesterà al mondo la divina misericordia. Non è certamente per caso che Santo Padre abbia voluto, proprio all'inizio del secondo millennio, possiamo dire, istituire per tutta la Chiesa questa festa della divina misericordia. Sono convinto che in modo speciale nel tempo dei 10 segreti si manifesterà la divina misericordia, perché i 10 segreti saranno avvenimenti dovuti all'insipienza umana, saranno quelle tappe sulla via della rovina che gli uomini percorrono seguendo le seduzioni del maligno, ma attraverso quelle tappe gli uomini si renderanno conto appunto della seduzione satanica e ritorneranno in se stessi vedendo la bontà di Dio che li salva. Come appunto è successo quando hanno messo Cristo in croce, e poi nella predicazione successiva dei giorni dopo dall'apostolo Pietro, con le medesime folle che avevano gridato il crucifige si convertivano a migliaia, a decine di migliaia. Ecco, bene cari amici, abbiamo visto come il problema dei 10 segreti di Međugorje, cioè questa tematica, sia una tematica importante che fa parte del messaggio di Međugorje fin dai primi anni, quindi non è una cosa che è uscita dopo. fin dai primi messaggi della Madonna, eravamo nel 1981, la Madonna ha parlato dei 10 segreti, e Miriana, che è colei che ha avuto dalla Madonna l'incarico di scegliere un sacerdote, perché a suo tempo attraverso questo sacerdote lei dovrà manifestare i segreti al mondo, 3 giorni prima che accadano, ebbene Miriana aveva già i 10 segreti nel Natale del 1982, lei ha ricevuto il 10° segreto, e quindi lei ha già i 10 segreti dal 1982, quindi non è una tematica che è venuta dopo. Quale dei 10 segreti è una tematica che è costitutiva del messaggio di Međugorje fin dai primi tempi? Anzi, vorrei dire che tutto questo tempo che la Madonna è rimasta qui con noi è per preparare la Chiesa e l'umanità ad affrontare con la forza della fede e con la forza dell'amore il tempo dell'attacco satanico, perché il tempo dei 10 segreti è il tempo dell'attacco satanico all'opera della creazione e della redenzione, il drago dell'odio e della guerra che cercherà di portare l'umanità alla rovina, ma la regina della pace lo sconfiggerà col suo esercito dei testimoni dell'amore, della fede e della pace. Allora la tematica dei 10 segreti è costitutiva del messaggio della regina della pace fin dagli inizi, non è qualcosa che si è aggiunto anni dopo, è costitutiva fin dagli inizi. E quelli che hanno i messaggi si possono trovare anche in internet, per la verità, dall'81 all'83, perché in genere le raccolte dei messaggi sono quelle che riguardano i messaggi della Madonna alla parrocchia, che incominciano nel marzo dell'84 fino a oggi, ma i messaggi prima che la Madonna dava ai pellegrini, alla gente che stava sulla montagna, sono ugualmente importanti, anzi importanti
tantissimi e hanno un fascino particolare. Credo che con le dovute cautele andrebbero messi nelle raccolte dei messaggi. Perché con le dovute cautele? Perché mentre i messaggi dati alla parrocchia sono passati attraverso la verifica dalla parrocchia, gli altri evidentemente sono raccolti, non so, bisognerebbe che i ragazzi, i veggenti stessi li leggessero, però a mio parere sono autentici. Perché? Perché molti di quei messaggi che sono scritti nelle raccolte dall'81 all'83 sono esattamente quelli che ho sentito dalla viva voce dei veggenti, quindi sono riportati proprio bene, perciò benché non possa dare un giudizio su tutti, però ho un campione molto ampio per dire sì, sono proprio quelli. Dunque, dicevo, la Madonna fin dall'inizio ha parlato di 10 segreti, quindi questa tematica dei 10 segreti riguarda il messaggio della Regina della Pace nella sua sostanza. Vorrei dire che la Madonna in tutto questo tempo ha preparato la Chiesa e l'umanità al passaggio decisivo della storia, durante il quale Satana, nel suo tentativo di portare l'umanità alla rovina, verrà sconfitto. Gli uomini vedranno la divina misericordia all'opera attraverso Maria, ci saranno grandi conversioni. Queste sono cose che dico io, ragazzi, però sono cose che dico io, ma con fondamento in re, come si dice, no? con un fondamento nella realtà, perché non può venire il tempo della pace divina sulla terra se la maggior parte degli uomini non si converte. È chiaro, perché la pace divina avviene se i cuori si aprono a Dio, come ha detto la Madonna stessa nel messaggio di Natale del 1999, no? Ha detto: se gli uomini accetteranno il re della pace, questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace. D'altra parte questo richiamo del Santo Padre all'umanità, alla preghiera e al digiuno, poi l'anno del Santo Rosario, il Papa che chiama la Chiesa alla grande battaglia della luce, la grande battaglia spirituale, no? Ecco, mi pare che sia tutto chiaro, insomma, perché c'è una consonanza tra ciò che dice la Madonna, ciò che dice la Chiesa e ciò che avviene nel mondo. Noi adesso cercheremo di capire bene le tematiche dei segreti. Io mi rendo perfettamente conto che è una tematica molto delicata, però abbiamo un precedente che ci aiuta tantissimo, ed è il terzo segreto di Fatima. Perché intanto il fatto che ci sia stato un segreto di Fatima avallato dalla Chiesa, perché la Chiesa l'ha preso sul serio, come sapete, anzi ne ha dato anche una interpretazione possibile, il terzo segreto di Fatima sta a indicare che la Madonna usa la pedagogia dei segreti, quindi non è una cosa nuova. Cioè i 10 segreti di Medjugorje hanno un precedente importante nel terzo segreto di Fatima. Allora, se la Madonna ha usato la pedagogia del segreto a Fatima, non vedo perché non potrebbe più usarla. Ecco, quindi il fatto che ci sia un precedente, a mio parere, è un fatto importante. Cioè, possiamo concludere, sì, fa parte della pedagogia della Madonna, la pedagogia del segreto. E noi vediamo appunto che il terzo segreto di Fatima era una cosa estremamente seria. Ha illuminato la storia dell'umanità nel secolo scorso e soprattutto la grande persecuzione che ha subito la Chiesa durante, sappiamo benissimo, il tempo dei totalitarismi, no? E della guerra. E poi abbiamo visto anche come, essendosi realizzato il terzo segreto di Fatima, perché noi abbiamo conosciuto il terzo segreto di Fatima nel 2000, quindi guardando indietro abbiamo visto che questo segreto dato nel 1917 ha preannunciato tutti gli avvenimenti, perfettamente, esattamente, in un modo incredibile. Allora questo sta a indicare che i segreti della Madonna, non solo la Madonna usa la pedagogia del segreto, ma che i suoi segreti sono una cosa molto seria e si realizzano. Allora, per analogia, noi possiamo pensare dei segreti di Medjugorje la medesima cosa, anche per quanto riguarda il contenuto, a mio parere, perché non dico ora che tutti i 10 segreti parleranno di guerre o di cose di questo genere. Sappiamo che il terzo non parla di guerre, no? Ma è un segreto bello. Però, cari amici, non c'è dubbio che almeno nel settimo segreto c'è un'analogia col terzo segreto di Fatima, insomma, ecco. Poi c'è anche un altro accostamento molto importante fra i segreti di Medjugorje e quello di Fatima, cioè che il segreto di Fatima riguardava in fondo la Chiesa e il mondo,
I segreti di Medjugorje, come ci ha precisato la veggente Miriana, la sua famosa intervista è certamente un fatto importantissimo, l'intervista di Miriana, i segreti di Medjugorje riguardano la Chiesa e il mondo. Di essi sappiamo poco, sappiamo qualcosa del terzo e del settimo, perché i segreti sono segreti, però sappiamo una cosa molto importante, che analizzeremo nella sua grande importanza, e cioè che diversamente dal terzo segreto di Fatima verranno svelati al mondo 3 giorni prima. Allora, noi con precisione certosina, adesso proseguiamo nella lettura del nostro primo paragrafo, siamo a pagina 109, lo completiamo, vi ho già anticipato le tematiche che analizzeremo successivamente e che comunque sono molto importanti, andava messo nero sul bianco, abbiamo fatto un'intervista a Miriana che è diventato un libro, intitolato con le parole della speranza, intitolato La Madonna prepara un futuro di pace per l'umanità. Ho chiesto a Miriana se questo titolo andava bene, mi ha detto sì, può andare bene, se lei non si sbilancia mai troppo, però La Madonna prepara un futuro di pace per l'umanità è il titolo che ho voluto dare a questa intervista a Miriana, ma nel medesimo tempo ho cercato io di dare a questa, cioè di dare una interpretazione teologica a questa pedagogia dei segreti e di far sì che questa, che questo annuncio, questa profezia forse diventasse il patrimonio della Chiesa, perché in fondo noi qui stiamo facendo un servizio ecclesiale, non sto mica facendo propaganda per qualcosa, anche per me queste tematiche sono rischiose e sono faticose, però capisco che dobbiamo fare un servizio ecclesiale, cioè noi dobbiamo mettere la Chiesa, per Chiesa intendono soltanto la gerarchia ma tutti i fedeli, nella condizione di poter valutare qualcosa insomma di attendibile, cioè voglio dire, queste cose le avrebbe dette la Madonna, io naturalmente credo che le ha dette la Madonna, e comunque è chiaro che attraverso questo lavoro che stiamo facendo di informazione, è un lavoro di informazione serio, e noi vogliamo mettere la Chiesa nella condizione di poter valutare, insomma anche i fedeli di poter valutare, ecco, ognuno valuti, però mi pare chiara una cosa. A mio parere su questo punto qui non ci piove, diversamente allora non siamo più persone serie, cioè mi pare da tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto, da tutta una serie di considerazioni che abbiamo fatto, dal fatto che la Madonna è qui da 21 anni, da tutta una serie di ragioni di credibilità che abbiamo dato anche in altri miei libri eccetera, cioè da tutta una serie di considerazioni una cosa mi pare certa, che siamo di fronte ha un messaggio serio, cioè non è una cosa da ridere, cioè qui siamo di fronte a un messaggio serio, cioè non devo dire che la Chiesa non lo snobba, non è che lo approvi, ma non lo snobba, lo prende sul serio, lo esamina, ecco, è un messaggio serio da esaminare con serietà, e questo vale non solo per la Chiesa ma anche per il mondo civile, perché i segreti di Medjugorje riguardano anche il mondo, anzi soprattutto il mondo, e allora è dai responsabili dei responsabili che soprattutto dopo che è stato svelato il terzo segreto di Fatima con tutto il clamore dei mass media, è dai responsabili che gli operatori culturali, politici eccetera, cioè che gli uomini del mondo ridacchiano dicendo che è roba da donnette. No, lo sapete, no? Gli intelligentoni cosa dicono, no? Come una trasmissione sui 10 segreti in prima serata televisiva, uno scandalo, bisogna metterla alle 2 di notte. Dico, figlioli cari, ride bene che ride in ultimo, cioè non so mica qui minacciare nessuno, però le cose serie sono cose serie, questa è una cosa seria. Allora cosa dobbiamo mettere in prima serata? La striscia della notizia? Questa è una cosa seria. Perché sennò succederà quello che diceva Kierkegaard, no? Il grande filosofo danese del secolo scorso, che ha raccontato questo apologo, no? E cioè che uno, la gente è a teatro, e ho avuto piacere nel vedere che la Chiesa Ambrosiana ha inserito questo pezzo di Kierkegaard nel suo libretto in preparazione all'Avvento. Ed è proprio da lì che l'ho preso anch'io,
è un specie di apologo, come si, non so come si potrebbe chiamare, una specie di parabola, no? È una parabola famosa di Kierkegaard, no? Che racconta che siamo a teatro e allora viene fuori il presentatore e dice alla folla: attenzione, attenzione, sta prendendo fuoco il teatro. Giù tutti a ridere, pensando che sia una battuta per ridere, no? Dopo un po' vedono che nessuno si muove e si vogliono dire: correte, correte, sta bruciando il teatro, sta bruciando il teatro. E giù tutti a sghignazzare, no? E così tutta, conclude Kierkegaard, tutti i presenti, gente di spirito, cioè gli intellettualoidi, no? I laicotti, i laicrudi, ridendo, ridacchiando, dice Kierkegaard, fra le risate generali questa generazione brucerà. Fra le risate generali, loro, questa generazione brucerà. Ecco perché dico che se ne dica, uno ci può credere, uno ci può credere, ci può anche non credere, però questa è una cosa seria. I 10 segreti di Medjugorje sono una cosa seria. E quindi da prendere in esame, se non altro come ipotesi. Dunque, adesso finiamo questo primo paragrafo, e siamo a pagina 109. Intanto ripeto quello che ci ha detto Miriana. La Madonna dice sempre: non parlate dei segreti, ma pregate, e chi sente me come madre e Dio come padre non abbia paura di niente. La Madonna, dunque, la Madonna non è che proibisca di parlare dei segreti, ci mancherebbe altro, proibisce la curiosità rispetto ai segreti, ecco, quello sì. E poi la Madonna ha detto: chi prega non ha paura del futuro, quindi ha già messo le mani avanti dicendo che non è qui per far paura, ma perché ci convertiamo ora. Alla domanda se i segreti riguardino la Chiesa o il mondo, Miriana risponde: io non voglio essere così precisa, perché i segreti sono segreti, dico solo che i segreti riguardano tutto il mondo. Per quanto riguarda il terzo segreto, tutti i veggenti lo conoscono e sono concordi nel descriverlo. Il terzo segreto è quello del segno, no? Ci sarà un segno sulla collina delle apparizioni, afferma Miriana, come un dono per tutti noi, perché si veda che la Madonna è presente qui a Medjugorje come nostra mamma. Sarà un segno bellissimo che non si può fare con mani umane. È una realtà che rimane e che viene dal Signore. La Madonna nei messaggi dei primi tempi ha anche detto che molti verranno a vedere il segno di Medjugorje, si inginocheranno davanti al segno, ma non crederanno. Quindi nei prossimi anni, cari amici, la fede, anche questo tipo di fede, che è una fede umana, quella che riguarda i segreti, e questo tipo di fede verrà messa alla prova, sarà il tempo della fede, cari amici. Per quanto riguarda il settimo segreto, Miriana afferma: io ho pregato la Madonna, perché è stata la prima a cui è stato mostrato il segreto, e Miriana è la prima che ha avuto i 10 segreti. Per quanto riguarda il settimo segreto, Miriana afferma: io ho pregato la Madonna se fosse possibile che almeno una parte di quel segreto si cambiasse. Lei ha risposto che dovevamo pregare. Abbiamo pregato moltissimo e lei ha detto che è stata modificata una parte, ma che ora non si può cambiare, perché è la volontà del Signore che si debba realizzare. E io capisco che il Signore usa questa prospettiva, cioè quando uno non si converte col richiamo dell'amore, lo converte col dolore. Ecco perché una parte di dolore è stata lasciata. Questa è una mia riflessione. Miriana sostiene con molta convinzione che ormai nessuno dei 10 segreti può essere mutato. Visca sostiene il contrario, ma non sono in contraddizione. Cioè Visca ha ragione quando dice che bisogna pregare, digiunare per i 10 segreti, ma ha ragione tutte e due, perché i segreti si realizzeranno obiettivamente, ma se noi ci prepareremo, li affronteremo con animo forte. Ecco perché è necessaria la preghiera. Come dice la Madonna, chi prega non ha paura del futuro, mentre chi non prega ha paura del futuro. Quindi ecco perché bisogna pregare, non perché i segreti cambieranno, ma perché noi cambieremo davanti a loro. Essi verranno annunciati al mondo 3 giorni prima, quando il sacerdote che dirà che cosa accadrà. Dunque essi verranno annunciati al mondo 3 giorni prima, quando il sacerdote, sappiamo tutti chi è il sacerdote, è un padre francescano che lavora adesso in Germania, si chiama Peter Lubicic,
quando il sacerdote dirà che cosa accadrà e dove si verificherà l'avvenimento. Quindi sarà non Miriana ad annunciare al mondo, ma un sacerdote. Qui c'è la prudenza della Madonna. Il sacerdote l'ha scelto Miriana, cioè la Madonna ha detto di scegliere un sacerdote che voleva lei. Lei già da tanto tempo ha scelto padre Petar Ljubičić, il quale ha accettato, e mi complimento con lui, e lui saprà il segreto 10 giorni prima che accada. Glielo rivelerà Miriana. Dovranno digiunare 7 giorni a pane e acqua, e lui 3 giorni prima, per ogni segreto, dovrà dirlo al mondo, ma dire, ha detto Miriana, dire tutto quello che deve dire senza tacere niente, capito? Non formule diplomatiche, quello che va detto va detto fino in fondo. Dovrà dire che cosa accadrà e dove si verificherà l'avvenimento. Attenzione, dovrà dire che cosa accadrà e dove si verificherà l'avvenimento. Questo, a mio parere, è molto importante. In Miriana, ma tutto ciò che la Madonna decide e fa è importante, in Miriana, come negli altri veggenti, c'è l'intima sicurezza, non sfiorata da nessun dubbio, che quando la Madonna ha rivelato, che quanto la Madonna ha rivelato nei 10 segreti necessariamente si realizzerà. A questo riguardo vorrei ricordare che anche quando la Madonna ha promesso il segno del sole a Fatima, quello che avvenne il 13 ottobre del 1917, i 3 bambini erano sicurissimi che sarebbe accaduto, avevano nessuna incertezza al riguardo. E anche Miriana, come gli altri veggenti, hanno l'intima sicurezza, non sfiorata da nessun dubbio, che quanto la Madonna ha rivelato nei 10 segreti necessariamente si realizzerà. A parte il terzo segreto, che è un segno di straordinaria bellezza, e il settimo, che in termini apocalittici si potrebbe chiamare flagello, vede Apocalisse capitolo 15 versetto 1, non si conosce il contenuto degli altri segreti. Ipotizzarlo è sempre rischioso, come d'altra parte dimostrano le più disparate interpretazioni della terza parte del segreto di Fatima prima che fosse resa nota. Alla domanda se gli altri segreti siano negativi, Miriana ha risposto: non posso dire nulla. È tuttavia possibile, con una riflessione complessiva sulla presenza della Regina della Pace e sull'insieme dei suoi messaggi, arrivare alla conclusione che l'insieme dei segreti riguardi proprio quel bene supremo della pace che oggi è a rischio, con grande pericolo per il futuro del mondo. Cioè, io personalmente faccio questo ragionamento, a mio parere i 10 segreti, siccome la Madonna è apparsa come regina della pace, dovrebbero in maggioranza riguardare quel bene supremo della pace che oggi è a rischio, con grande pericolo per il futuro del mondo. Colpisce nei veggenti di Medjugorje, in particolare in Miriana, alla quale la Madonna ha affidato la grave responsabilità di rendere noti i segreti al mondo, l'atteggiamento di grande serenità. Siamo ben lontani da un certo clima di angoscia e di oppressione che caratterizzano poche supposte rivelazioni che prolificano nel sottobosco religioso. Infatti, lo sbocco finale è pieno di luce e di speranza. Sbocco finale al termine dei 10 segreti. Si tratta, in ultima analisi, di un passaggio di estremo pericolo del cammino umano, ma che condurrà al golfo di luce di un mondo abitato dalla pace. La Madonna stessa, nei suoi messaggi pubblici, non fa accenno ai segreti, anche se non tace i pericoli che ci stanno davanti, ma preferisce volgere lo sguardo oltre, al tempo di primavera, verso il quale vuole condurre l'umanità. Cioè, la Madonna, a parte i primi tempi, poi non ha più parlato nei messaggi del giovedì e del 25 del mese, non ha più parlato dei segreti, perché la Madonna non vuole che noi curiosiamo, ma vuole che ci convertiamo. Però con i ragazzi ha parlato dei 10 segreti, parecchie volte ne parla tuttora e li spiega. Indubbiamente la Madre di Dio non è venuta per farci paura, come amano ripetere i veggenti. Lei ci sollecita la conversione, non con le minacce, ma con un appello d'amore. Tuttavia il suo grido «Vi supplico, convertitevi» sta a indicare la serietà della situazione. L'ultimo decennio del secolo ha mostrato quanto proprio nei Balcani, dove la Madonna appare, la pace fosse in pericolo.
All'inizio del nuovo millennio, nuvole minacciose si sono addensate all'orizzonte. I mezzi di distruzione di massa rischiano di diventare protagonisti in un mondo attraversato dall'incredulità, dall'odio e dalla paura. Siamo forse giunti al momento drammatico in cui verranno versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio, vedi Apocalisse capitolo 16, versetto 1. Potrebbe infatti esserci un flagello più terribile, più pericoloso per l'avvenire del mondo di una guerra nucleare? È corretto leggere nei segreti di Medjugorje un segno estremo della divina misericordia nella fase più drammatica della storia dell'umanità? Punto di domanda. E lo vedremo, la risposta a questi interrogativi, la vedremo, cari amici, nelle prossime catechesi. Radio Maria, abbiamo trasmesso La donna e il drago, catechesi di Padre Livio. Morite srcem svakim.